Amici del bar del baseball, eccoci di nuovo qui per la seconda parte conclusiva. Stavamo parlando del grandissimo tifoso storico del Nettuno, Mario Sanchez, in arte Pucci Pucci. Grandissimo tifoso, come stava raccontando prima Giorgio, quando entrò allo stadio dei Pirati durante la partita, tutto il pubblico si alzò in piedi ad applaudirlo perché comunque era una persona che trascinava voi giocatori, Giorgio, per 9 inning, e come ci hanno raccontato i vecchi giocatori che sono intervenuti qui in studio, intimoriva e rompeva le scatole ai giocatori avversari per 9 inning, 3-4 ore stava lì con il tamburo. Toro, che ci racconti di Pucci Pucci? Pucci Pucci era talmente caratteristico come tifoso che noi ci rompeva le scatole perché con quel tamburo era proprio il campo, quello vecchio era proprio adiacente al campo di gioco, quindi il suo tamburo proprio l'avevamo nelle orecchie, però lui ci piaceva perché era talmente caratteristico e faceva proprio pensare che stavi giocando a Nettuno. Quindi quando noi andavamo a Nettuno sapevamo che c'era Pucci Pucci e sapevamo che ci aspettava una squadra tosta, quindi noi ci piaceva tutta la coreografia perché poi c'era pubblico, era bello, divertente, quindi era una persona molto, molto simpatica. Pucci Pucci, pensarci, peccato che se ne sia andato. Racconto un episodio di Pucci Pucci a Nettuno, venne l'Aerofon. Sal non li ricorda perché ancora non veniva, ma Toro sì. C'era Cameroni e il primo base dell'Aerofon, Goldstein, è un nome così, Goldstein. vero Toro? Ricordi? Un nome. Goldstein. Aveva una barbetta, Sì, aveva un alto. piccione, sì, alto. Allora Pucci Pucci è stato 9 inning, non fece altro che dire barbette e Cameroni, 9 inning. Anche perché, come dicevi tu prima, le tribune stanno addosso al dugout, attaccate. È stato 9 inning a dire barbette e cammero. Barbetta all'ultimo a buttare quanto se n'è andato. Se la vada più. L'ha presa l'esibimento. Capito? Una cosa allucinante. Si metteva lì, diceva sempre le stesse parole, cioè parole senza senso. Fai la fine della nuvola ambriaca, arrampa di polpo, arrampa di scoglio. Però la gente veniva anche a vedere lui, Era uno spettacolo Era uno anche spettacolo, sui sì, spalti di vero. Pucci Pucci. Sala, invece a te che ti diceva Pucci Ma Pucci? Già ride, no, Sala. adesso cominciamo dal trasferto giù a Nettuno in Pullman, solito 5-6 ore, e parlavamo cosa c'è da aspettare a Nettuno. Pucci Pucci faceva parte di Nettuno. Noi dicevamo che okay, giochiamo contro Nettuno, squadra forte. Cosa tira fuori Pucci Pucci il nostro trasferto? E Pucci Pucci, sappiamo tutto, è un uomo spettacolo. E quando eravamo in panchina, sentivamo tutto quello che diceva lui e ridevamo perché era divertente. A me mi diceva, mi chiamava il mio nome, e sa, come fosse un americano. Io pensavo che era l'americano che chiamava me. Io ero nel on deck, ho girato e lui ha detto, ehi, mi ha dato una parola che non posso dire. No, questo qua mi ha fregato. Però un'altra volta simile a quello che diceva Giorgio adesso su molti lanci c'era Dave Farina Davide Farina, Davide ricorda Farina, lui, no? sì. E lui faceva aveva di tic, no? Faceva sempre così, no? Allora Pucci Pucci dal primo riprese fino al nono faceva cantare tutti Farina e tic-tac. Farina e tic-tac, 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 farina farina, tic-tac, tic-tac. farina e tic-tac, farina e tic-tac, 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 tic-tac,
Volevamo andare a casa noi. Allucinante. Io adesso ricordo il mio soprannome. Dimmi, dici Doro. Che voi sapete benissimo, senza far commenti, Alessandro Serenelli. Maria Goretti. Sì, beh sì, Maria Goretti. Perché? 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 No. Perché? Non lo so. Non lo so. A Castelli chiamava lui drogato, e faceva 4 su 4. Stato alla fine di una partita mi ha detto una battuta che mi ha fatto morire da ridere. Perdiamo la partita,
andiamo piano piano verso il nostro spogliatoio e dico: a Toro, non te la pia così. Allora, dopo, di volta dico: tanto carino, Pucci Pucci. Figliatene nel culo. Allora, torniamo a parlare di baseball giocato. Giorgio, non sei stato, diciamo, un grande fuoricampista, anche se un anno tu hai vinto la classifica dei fuoricampi, però però eri un giocatore di contatto, diciamo, hai fatto parecchie valide, ma soprattutto tu battevi in un momento in cui c'era veramente bisogno. La tua media battuta vita 304, questo lo testimonia. Praticamente eri un giocatore che tutti, penso, tutti i manager avrebbero dovuto avere. Io di solito ero quinto in battuta, tu sai, il quarto è fuoricampista, però poi c'è la riserva, il quinto. Però non, cioè, i pochi fuoricampi che ho fatto, 45, 44, non è che l'ho cercati, sono venuti così, perché io cercavo più che altro il contatto con la palla, perché mi interessava far entrare i punti a casa. Era una persona più da contatto. Anche però, se quell'anno hai vinto tu, con 15 fuoricampi hai vinto, un anno hai vinto la classifica dei fuoricampi. A Nettuno però. Ah, non hai vinto? C'era Giorgio Castelli che ha vinto la moto. Un conto particolare. La moto, sì. Allora, era 1969, io ero militare, stavo in Marina, quindi mi venivo a prendere in caserma col pullman, mi spogliavo sul pullman. E lì ero primo come fuoricampista, perché c'era Castelli e Shed, ricordate, Toro? C'era Shed dell'Europol che faceva i fuoricampi, eravamo noi tre, stavamo lì. Allora, ricordo che all'epoca la federazione mise in palio una moto Guzzi 500 per i fuoricampisti. Io ero lì, giochiamo Nettuno Parma e i lanciatori hanno lanciato tutti, anche Piero Monaco. Allora chiese a Piero Monaco: Piero, quando va in battuta Castelli? Non lo fa battere, ma ne non base. Perché io lì feci tre fuoricampi e tre ne ho fatti Castelli. E non lo fa batte, no? Cioè, io sto in lista per i fuoricampi, tu fai batte Castelli. No, me lo metto al piatto, ma che metti al piatto? Cioè, tre fuoricampi. Poi non giocavamo all'Europeo, giocavamo a un campo di calcio, e quindi era rettangolare. Se battevi al centro era due basi, sulla sinistra e destra era fuoricampo valido. Mi raccomandavo: Piero, non fa batte Castelli. Tre fuoricampi e ha vinto lui. Giocavo anch'io con quella squadra lì. Uh-huh. L'ultimo anno Parma, se mi ricordo. Avevi un modello da imitare a quei tempi, o era la tua tecnica? Per tutti era naturale, diciamo, a quei tempi. Io ero amante di Giampiero Faraone, perché come ricordo da piccolo andavo a Villa Borghese e vedevo Faraone che faceva i fuoricampi proprio all'inizio. Sì, ma infatti ce l'ha raccontato Giampiero stesso. E lui era dotato di una tecnica veramente straordinaria. Giampiero c'aveva uno swing bellissimo, bello, pulito, sciolto. Mi piaceva lui come batteva. E niente, ricordo un anno che non riuscivo proprio a avere contatto con la palla. Lui mi fece fare non so quanti giri di campo con il bastone in mano. Ho detto: perché mi fai? Perché ti devi prendere proprio, devi essere affiatato col bastone. E ho avuto dei buoni maestri, poi vedevo gli altri campioni quello che facevano. Ricordo di adesso che abbiamo qui Stalle e Toro. Ricordo Toro quando giocammo contro il Parma, si chiamava Tanara Parma. Sì. E vedevo come io, cioè, lo conoscevo di fama, però quel giorno l'ho visto di persona e come batteva il compare mio sulla sinistra, fece un paio di fuoricampi. Mi piaceva vedere queste persone come giocavano. Poi Sala, l'ho detto già pure l'altra volta, mandava la pallina oltre il tabellone, una cosa allucinante, mai visto, una cosa allucinante. Cioè, Nettuno Parma, l'esordio di Sala, fece un paio di fuoricampi anche lui, però dietro il tabellone all'Europeo. Ho detto: a papà, Sala era potente. Giorgio, anch'io ho vinto il campionato dei fuoricampi, ma non voglio parlare di quello, ma lo vinsi subito dopo la mia esperienza in America, perché Sal ne sa qualcosa. Quando tu vivi in America tutto un campionato hai davanti agli occhi dei campioni, quando torni a casa sei un'altra persona, certo, e non è stato un caso che ho vinto il classifico fuoricampi subito il primo anno. Certo. E per quello che quando tu sei in America e sei mondo di pro, non devi più tornare a casa, devi stare con loro, con la loro velocità, con il loro modo di giocare, con la loro mentalità. È vero, Sal? È vero. Sì, infatti io ho fatto lo spring training con Atlanta Braves nel 73
E subito tornato in Italia, ho vinto con le serie, ho stabilito un nuovo record di punti per tutta casa. 63 punti. Perché lì era facile dopo. Ricordo Tony Ronero quando venne a Nettuno, il primo anno fece 24 fuoricampi, anche il secondo. Anche lui veniva dalla scuola americana. Quindi è un altro livello, un'altra preparazione. Ma Gianluca, per i giovani, per esempio, hanno una fortuna incredibile, hanno la possibilità di vedere Major League, che sa, commenta, bravissimo. Sì. Di vedere Major League, fermare l'immagine, andare avanti, tornare indietro. Prima non c'erano tutte queste cose. Questo è oro colato, oro, vero Giorgio? Vero. Poi la fortuna che hanno questi ragazzi quest'oggi, che crescono da bambini, hanno gli istruttori e hanno i maestri che gli imparano la tecnica. Noi ai tempi nostri giocavi in mezzo alla strada, ricordo che mia madre stava sempre senza scopa perché i manici ci levavano per andare a giocare con le lastighette, le camere d'aria, le palline. Mia madre, ma chi mi ha fregato la scopa? Io penso che tutti noi, Toro, Salle, abbiamo fatto questa strada, abbiamo giocato per strada con i pezzi di legno, manici di scopa e cose varie, cartoni. Adesso hanno tutti i quantini. Però Giorgio, le caratteristiche che avevate voi di Nettuno, la vostra scuola, è che voi eravate aggressivi in battuta, voi giravate la mazza. Cose che non si vedevano negli altri campi, quei giovani degli altri campi. Voi avevate questa caratteristica e l'avete portata anche ai ragazzi che crescevano sotto nelle giovanili. Quindi voi sapete girare la mano. Sei d'accordo, Sara? Sì, ma poi erano una squadra unita. Vabbè, quella molto unita. Sì, è vero, la squadra era molto però, ma non è vero che Nettuno ha vinto meno. Tutte le squadre buone, quando parlano della loro squadra, dicono potevamo vincere di più, è vero. Però allora c'erano delle signori squadre avversarie che era dura, vero Giorgio? Era vero. Andare a Milano, andare a Bologna, certo, andare Bologna, a Parma, ma era dura. Scusate un attimo, perché poi qui andiamo fuori tema. Ritorniamo a parlare della nazionale, degli particolarità, aneddoti. Giorgio, tu cosa c'hai qui? Ci hai portato un tuo ricordo? Ha portato che Sala e Toro, questa famosa medaglietta che ci mandò Bruno. Ah sì! Regalate mio nipotino Lili. Benek, Bruno Benek. Sì. Fagliela, sta inquadrando questa bella medaglietta che vincemmo la partita dell'Italia-USA contro gli americani. È stata 5. Bellissimo, bellissima. Bella partita. C'era un sacco di gente. Era pieno, ma tutti gli stati, Bologna, Parma, una cosa pieno. Allucinante. Poi quella partita è stata proprio spettacolare. Bella. Come venivate catechizzati voi giocatori? Ricordo due particolari, sì. Per tutta la partita. Ricordo che giocavo esterno sinistro e le luci di Parma non è che sono tanto alte, sono un po' bassine. E arrivò una legnata, non so chi ha battuto gli americani, ma verso di me. Io ho guardato le luci, non ho visto più la palla. Ha detto, dato che giorni prima avevo fatto un errore contro il Canada a Bologna, e te puoi immaginare... La settimana scorsa c'era Claudio Raffaelli che ha detto hai perso la palla, poi ti sei messo a piangere nel breakout, sei andato a battere e fatto fuori campo. È stata una cosa allucinante, cioè fa un errore e così la palla mi è rimbalzata al guanto, però sono rimasto talmente male che ho pianto. Allora dopo giocammo contro gli americani, io arrivò una linea verso di me, io la palla non l'ho vista. Una fucilata, che ho fatto? Mi sono coperto il viso, ho detto qua o mi pian faccia o mi pian petto, l'importante è che fermo la palla. Caso qualcuno mi stava a guardare, sicuramente caso ha voluto mettere il guanto così, la palla dentro il guanto, una cosa sono rimasto ce l'hai messa, qualcuno mi ha aiutato, l'istinto. Ho coperto la faccia, ho messo il guanto sul basso bacino, qualche cosa mi prendeva sicuramente, ho sentito una fucilata dentro il guanto, ho fatto non può essere, qualcuno qualche santo mi ha aiutato. Sei ritornato nel dugout, complimenti per la presa, bello, no? Io ancora adesso ci penso, dico non può essere che capiamo queste cose. E poi quando il grande Vicche fece il fuoricampo, perché se voi vedete il filmino che ha messo Salla su Facebook, si vede proprio poco prima che Vicche va in battuta, sta parlando con me, con la mano sulla spalla mi fa Giorgio, dobbiamo vincere questa partita.
facciamo fuori campo, se non lo faccio io lo fai te. Io ci ho detto Vicky, pensaci te, e fece quel famoso fuori campo e la palla rimbalzò sul muro, sul muro. Fuori campo di Clemente. Questo Roberto Clemente, calcola che lì io avevo 23 anni, lui ce ne aveva 38. Io sembra più giovane di lui. Il padre, sì. C'aveva un fisico allucinante, proprio un atleta. Poi fece quella brutta fine, coraccio. Grandissimo, grandissimo campione. Qui ci portò al campo Aldo Notari con Chet Morgan e Ambrosioni. Io non sapevo chi andavamo a fare. E trovammo Roberto Clemente che ci insegnò parecchie cose sulla battuta. E tant'è vero che il giorno dopo feci due o tre valide, e come riportò Mancini sul giornale, che Roberto Clemente ne fu molto contento, fu disfatto. Belle, belle cose. Tutto qua. Giorgio, abbiamo parlato di quell'epoca, dei grandi cambiamenti che c'erano in corso nel baseball italiano. Arrivarono tanti, tanti campioni, tra i quali anche abbiamo qui Salvariale con noi, ma chi furono quelli che ti impressionarono più di tutto? Allora, anche italiani, anche italiani. Io ricordo con piacere l'arrivo di Hayes a Nettuno, perché noi eravamo una squadra composta da tutti italiani e arrivavamo sempre secondi, mancava quel qualcosa per fare una squadra completa, e venne Hayes che nel 65 giocò con Nettuno e vinsero la Coppa dei Campioni e lo Scudetto. E all'arrivo di Hayes vincemmo la Coppa Italia, Scudetto, Coppa dei Campioni, Scudetto. Quindi potete immaginare come è stato accolto questo ragazzo. E niente, poi ricordo Lenny Randall, che giocò anche con Toro a Bologna. Non mettendo Variale, Salla con altri campioni, però ce ne furono parecchi di fuori classe, ma arrivarono anche però parecchi giocatori che non erano all'altezza del nostro campionato, ma molto inferiori. Me ne arrivarono tanti. Giorgio, cos'è per te la nettunesità? Nettunesità è stare attaccato al paese, alla bandiera, al territorio. Cioè a me guai chi mi tocca Nettuno. Quando andavamo fuori dicevano, perché dato che Nettuno sta vicino a Roma, tu sei di Roma? No, io sono di Nettuno. Cioè io, come parecchi miei compagni di squadra, ci tenevamo a questa cosa, nettunese, e far parte di una squadra di baseball dell'epoca. Io sono orgoglioso e ancora oggi sono orgogliosissimo. Forse allora, si è perso questo senso. Scusa Gianluca, forse non si capisce da casa, ma Giorgio si stava commuovendo. Ogni volta che parla di Giorgio si commuove sempre. Vi assicuro che è sempre così. Poi quando ne parliamo tra di noi, che gli chiediamo le cose del passato, lui arriva un momento che si commuove. È straordinario. Certo, perché io ho conosciuto dei grandissimi giocatori, ma anche come persone. Se serve qualcosa ancora oggi ci sentiamo continuamente. Io mi sento spesso con Sergio Morvide per telefono, che tanto che è uscito fuori dal baseball, con Stefano Bernicchio, con Bruno, con Giampaolo, ci telefoniamo continuamente, quindi siamo sempre in contatto, e ogni qualvolta che ci incontriamo ci abbracciamo e ogni tanto parliamo dei vecchi tempi, che anche loro sono molto soddisfatti. Il senso di appartenenza, certo. Cosa che si è perso oggi. Si è persa perché adesso è anche giusto che una volta, a noi non prendevamo una lira, è chiaro, non prendevamo soldi, però abbiamo avuto la fortuna che la squadra ci ha aiutato a trovare un posto di lavoro, e noi ne sono ancora oggi riconoscente verso la società che ci ha aiutato a trovare un posto di lavoro, per oggigiorno è necessario. Adesso non c'è più questa possibilità e i giocatori fanno bene, emigrano, anche perché non avendo uno sponsor che ti può far fare un bel campionato, non ci sono più, quindi vanno via. Giorgio, ci hai fornito l'assist per una domanda. Rispetto al passato a Nettuno sono cambiate tante cose. Come vedi il futuro a Nettuno per quanto riguarda il baseball? Tu sai che quest'anno noi in questa post season abbiamo deciso di non parlarne per non commentare tutto ciò che sta succedendo, che non ci fa sicuramente onore. Tu come vedi il futuro, se c'è un futuro a Nettuno per quanto riguarda il baseball? Allora, il futuro lo vedo molto incerto, e questa incertezza è partita da quando hanno deciso di formare due squadre,
Nettuno è un piccolo paese e necessita di un'unica squadra, ma se facciamo due squadre, i giocatori che ci sono vengono divisi e non saranno mai forti abbastanza per affrontare le squadre calibro Bologna, Parma, Rimini e San Marino. Se così facciamo, i giocatori che formiamo nel settore giovanile siamo fortissimi, però poi non riescono a giocare in prima squadra e che cosa fanno? Emigrano, vanno fuori, e qui io il futuro lo vedo pessimo, anche perché a tutt'oggi non si sa quante squadre giocano qui a Nettuno e dove giochiamo, se abbiamo lo Steno, perché si rischia che andiamo a giocare o ad Anzio o a Roma. Quindi togliamo questo spettacolo ai tifosi nettunesi che ci tengono tanto. Noi d'estate senza baseball non possiamo stare. Fa parte della nostra tradizione Nettuno, cittadina. Nettuno è baseball. Nettuno viene ricordato per il baseball in tutta Europa, per Bruno Conti, per lo sbarco che c'è stato qui americano a Nettuno, e Maria Coretti e cose varie. E quindi Nettuno baseball è un'istituzione, e quindi mi auguro che il comune di Nettuno dia una mano alla società o alle società che faranno parte del campionato quest'anno, e speriamo che tutto si possa risolvere. Noi continuiamo con questo silenzio e aspettiamo che le cose siano ben delineate, perché ad oggi quando abbiamo registrato questa trasmissione è tutto in alto mare, socio. Non si sa ancora nulla di preciso. Continuiamo. Giorgio, c'era un lanciatore particolare che ti dava fastidio, che non volevi, era pericoloso? Allora, dei lanciatori fortissimi ce ne sono tanti. All'inizio, dalla mia epoca, che c'era Gianni Lerker, che era fortissimo, era un curvaiolo, e a me la curva non è che mi abbia piaciuta tanto, a me piaceva il lancio dritto, veloce, interno, e Lerker era molto difficile a battere. Poi ci sono stati i vari Farina, Gioia, Minetto, Luco Labello, ne abbiamo avuti tanti. Io non metto i lauri a Nettuno, è Scerato, non li metto. Metto quelli delle altre squadre, Gioia, Calzolari, Silva, dell'Eurofon e cose, e così. Ci sono stati parecchi dei giocatori, dei grandissimi lanciatori. Poi non dimentichiamo che io ho giocato anche contro Giulio Glorioso, un grandissimo, un fuoriclasse. Tanto è vero, forti di tutti. La prima volta che l'ho incontrato, giocammo a Roma, mi mise 4 volte al piatto. Io come lo vedevo tremavo, per come era, proprio era un mito. Quindi potete immaginare. A proposito di lanciatori, Giorgio, tutti sanno che tuo figlio Marco è un grandissimo giocatore, è un lanciatore. E che consigli gli hai dato? Marco, allora, vi posso, adesso non lo dico perché sono padre, perché sembra che. Però Marco da ragazzo era molto, aveva un lancio proprio tremendo, era ambito dalle altre squadre. Io ricordo Notari, quando io andavo a Parma ad accompagnarlo con il settore giovanile, Notari alto era un amico mio, quando mi vedeva: Giorgio, non mi interessa più, mi interessa tuo figlio, perché era proprio bravo. Però devo dire, lo dico perché non ho paura di niente, perché tanto non mi deve niente nessuno, Marco è stato rovinato dai alcuni allenatori a Nettuno nel settore giovanile. Per vincere una partita hanno distrutto un ragazzo, lancia oggi, lancia domani, addirittura aveva 15 anni, gli hanno fatto fare 170 lanci. Aia. In Serie B, e quindi vi potete immaginare, uno alle epicondilite, poi problemi al braccio, non è stato curato. Invece in America ti fanno fare tanti lanci e poi ti fanno smettere. Qui per vincere una partita, per far vedere che io sono superiore all'altro allenatore, rovini i giocatori. Tanto è vero che io adesso, a parte Masin, che lui è bionico, è stato un giocatore bionico, non ho mai più visto un lanciatore che lancia 3, 4, 5 anni. Sono tutti rotti, che vuol dire che la base non funziona. Dovete mettere i tecnici, trovateli, non ci sono in Italia, trovateli in America, curate il settore giovanile, formate i giocatori. Basta. Quindi questo è un consiglio che diamo alla federazione, di puntare più sui pitching coach e mettere i tecnici preparati. Che siano preparati. Ragazzi, noi salutiamo i nostri amici da Parma, Salvariale e da Bologna, il grandissimo Toro Rinaldi, che sono sempre disponibili. Ragazzi, come faremo senza di voi? Anche perché tutte le settimane a turno verrete chiamati tutti quanti. È vero. Sono le persone più disponibili, però. Il piacere, certo. Il piacere nostro.
Toro, Sala, Vicchio, Luciani, Bazzarini, Bazzarini, Cherubini. Sì, sì, a turno verrete chiamati per parlare dell'ospite, dei campioni del passato. Grazie a tutti ragazzi, grazie a te Giorgio. Grazie a voi della sorpresa, io pensavo che avevamo un ospite da fuori. Sì, perché effettivamente Giorgio quando viene qui, lui non sa quello che noi abbiamo organizzato. Poi, Giorgio tanto va a ruota libera. Quando arriva su dice che abbiamo questa sera e tanto lui, allora io, non è che si deve preparare qualcosa. E loro hanno tutto scritto, io invece vado a braccio e delle volte magari dico delle cose che dovrebbero dire loro, ma io non lo so quello che hanno scritto loro. Ma noi ti chiamiamo perché tu hai vissuto, diciamo, il testimone oculare. Vi dico un'altra cosa, sì, cioè, queste persone qui come Sal, come Vicchi, come Toro, sì, cioè, non le dimenticate, cioè, chiamatele sempre perché sono sempre qui. Perché questa è la storia del baseball, questo rimarrà a vita. Queste persone. E noi stiamo facendo queste cose proprio per lasciare un documento ai posteri. Perché nessuno prima di noi ci aveva pensato di dare spazio, anche perché voi ne siete... Abbiamo iniziato così noi. No, siete voi quelli che hanno vissuto l'epoca d'oro, del massimo splendore del baseball italiano. Ok. Va bene, amici del bar del baseball, spettatori, noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, vi ricordo sempre il nostro appuntamento alle ore 21:30 sui nostri frequenze del canale Young TV. Amici del baseball, del bar del baseball soprattutto, buona serata e buon proseguimento di serata. Seguiteci sul gruppo Il Bar del Baseball, sul canale YouTube, Twitter, YouTube, sul sito e su Twitter. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.